One Podcast. Sono arrivate le vacanze, quindi vi faccio riascoltare alcune puntate del podcast. Questa settimana è dedicata a film d'azione. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Ciao a tutti, oggi cominciamo così. Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Le regole sono 8 in tutto, ma bastano queste prime 3 ad entrare nel clima piuttosto soffocante di questa storia. Il film è Fight Club del 1999, tratto dal romanzo omonimo di Chuck Palahniuk e diretto da David Fincher, che tanto fece discutere ai tempi per via dell'eccessivo tasso di violenza contenuto nella storia. Il regista, qui alla sua terza prova dopo una lunga carriera nel videoclip, fino a quel momento ha un precedente di grande successo, il film Seven con Brad Pitt, attore che ritroviamo anche in questa pellicola. Questa è una prova ardua per il talentuoso regista americano, poiché è difficile sintetizzare la gamma di temi toccati da questo racconto. Infatti il film ottenne incassi modesti al botteghino e soltanto in seguito, grazie all'uscita in home video, si generò un passaparola tale da decretarne il successo, qualificandolo come una delle pellicole più rappresentative degli anni 90. La storia è un po' come i vini forti che per essere apprezzati devono decantare. Facevamo riferimento alla gamma di temi trattati dalla pellicola, non semplice da sintetizzare perché effettivamente, quando nei discorsi comuni si fa riferimento al Fight Club, la prima cosa che viene in mente sono le botte, gli incontri di lotta clandestina. In realtà questo racconto dice molto altro. Attraverso l'appiglio della lotta clandestina si mette in scena l'alienazione a cui la società corrente ci sottopone, il consumismo che ci rende schiavi e ci impedisce il libero arbitrio. Insomma, riflessioni molto alte e più profonde del puro e semplice scontro fisico. Protagonista del film è Edward Norton, che è anche e soprattutto il narratore di questa storia, che svolge l'attività di perito assicurativo con funzioni speciali nel settore automotive. L'uomo vive in uno stato di profondo disagio dovuto all'ansia, alla depressione e all'insonnia, che lo portano a frequentare un gruppo di ascolto nel tentativo di curare queste patologie. E in seguito Tyler Durden, un bizzarro produttore e venditore di saponette. Tra Tyler e Marla c'è reciproca attrazione, ma tra i due si sviluppa anche un'amicizia simbiotica alquanto contraddittoria che curiosamente spesso sfocia nello scontro fisico. Da qui nasce l'idea di creare un luogo nel quale la gente, con pochissime regole, possa sfogarsi menando le mani. Dopo aver radunato diversi adepti, Tyler, all'insaputa dell'amico, trasforma questo gruppo di avventori insoddisfatti dalla vita in un commando di anarco-insurrezionalisti, pronti a intervenire con azioni di disturbo nel vivere comune, che sfociano poi nel terrorismo. A margine di questa iniziativa si dipana la tormentata relazione di Marla con Tyler, che si consuma davanti agli occhi del narratore di questa storia. Il film ha ottenuto pochi riconoscimenti, ma con il tempo è riuscito a guadagnare un'attenzione che lo ha portato a essere uno dei prodotti cinematografici la cui influenza culturale è evidente e persistente. Basti pensare che evocare il Fight Club restituisce non solo il ricordo del film, ma un preciso modo, sebbene molto discutibile, di guardare alla vita. Fight Club è disponibile su Disney Plus, Apple TV, Prime Video, Team Vision. Fazzoletti 5 su 5. Una perfetta trasposizione del libro di Palahniuk. Viene da dire che dura troppo poco. Buona visione!